normativa europea, la direttiva europea, e qualora le norme interne si discostino da questa, disapplicare le norme interne ed applicare i dettami della normativa europea. Questo è un principio già stabilito da tempo, sia dalla giurisprudenza nazionale che comunitaria, questo principio qui, come va il senso. Detto questo, io passerei ad elencare ed illustrare quello che a nostro avviso possono essere le eventuali criticità in essere su queste proposte di legge, che per noi, ma innanzitutto anticipato, è una proposta di legge buona, secondo noi. In alcune sue parti è molto ben fatta, in altre parti è un po' meno ben fatta e presenta delle criticità abbastanza gravi nel nostro parere, che poi illustrerò meglio in seguito. Tuttavia questo comunque ci lascia un po' la mano in bocca, perché queste cose qui, gli esiti della pronuncia della Corte Costituzionale, era quantomeno, se vogliamo, tra virgolette, scontati, bastava già leggere le motivazioni del stesso ministro che aveva impugnato la legge, in cui faceva precisi richiami, sentenze e pronunce già fatte in merito e che ribadiva né più né meno quello che poi la Corte Costituzionale ha detto. Anche perché nel 2012 il Comitato aderente al nostro nascente coordinamento aveva depositato ai vari organi istituzionali regionali una memoria in cui veniva fatto un ampio richiamo a tali riferimenti giuridici e giurisprudenziali. Quindi un minimo magari di accortezza di più da parte del Presidente governativo regionale avrebbe potuto magari togliere la regione stessa ai cittadini della regione Marche da una situazione che oggi si presenta alquanto complessa. Secondo noi questa proposta di legge ha un carattere molto rilevante e interessante, al quale noi ci associamo e ne vogliamo pienamente e positivamente quello che sono alcuni aspetti, come ad esempio la decisione di affidare agli enti comunali determinati investimenti per progetti al di sotto di determinate soglie. Per noi è un principio giusto e ben fondato, che prevede il pieno coinvolgimento dei territori regionali, nonché della cittadinanza, e andare a modificare o a togliere ed eliminare questa parte qui, secondo noi è una cosa non condivisibile, perché in effetti i comuni non è che si potrebbero vedere sobbaccati da procedimenti ai quali non riuscirebbero a far fronte. Dobbiamo tenere presente che i comuni già in tali procedimenti partecipano, sono proletti e proletti vigenti, partecipano a tutti gli effetti, portando i loro pareri per le competenze proprie degli enti comunali nei vari procedimenti in cui vengono chiamati ad esprimere nelle conferenze di servizi quello che sono le loro osservazioni e pareri. Quindi, per quanto concerne lo spostamento delle competenze sui comuni, non farebbe altro che coinvolgere in maniera più diretta e concreta gli enti comunali, facendoli promotori e investendoli del compito dovere di fare da utente procedente per questi procedimenti. Poi, se vogliamo, io magari salterei la parte descrittiva di come vengono attualmente svolti i procedimenti con le leggi strumenti in essere, perché poi tanto è rilevante nel nostro parere. Comunque, il comune con questa nuova proposta di legge non dovrebbe fare altro che fare da responsabile del procedimento, chiamando alle varie conferenze di servizi che si devono mettere in essere tutti i vari soggetti preposti, inclusi soggetti tecnici, quindi i comuni non è che si devono premurare di avere poi ulteriormente nuove figure all'interno del comune o particolari figure del comune. Anche perché nessuno toglie ai comuni, specialmente quelli più piccoli, di consorziarsi e costituire un suo consortile, come abbiamo per esempio nel Fermano con il COSIF, perché tanto poi questi procedimenti dovranno, forza gioco di legge, passare per gli sportelli unici
detto questo, secondo noi tale proposta di legge va ampiamente accettata e promossa. Tuttavia, permangono alcuni aspetti, come dicevo, di